Se il dottore esistesse davvero e all'improvviso decidesse di apparire alla mia porta per portarmi via con sé, la prima tappa sarebbe sicuramente questo stesso luogo, almeno 10 anni fa, dove una me, sedicenne, vive la sua vita non troppo serena e a cui lascerei questo video messaggio. Cara me, sì, può sembrarti un po' strano, ma io sono te, giusto un po' più grande. Nel futuro, la mia, tua vita, ha raggiunto un bivio. Le scelte sono ambedue molto difficili. Ecco perché ho deciso di fermarmi un attimo e ripensare alla me che è stata te. Lo so, la vita è stata poco giusta con noi, ma credimi, continuerà ancora ad esserlo. Sembra brutto detta così, ma non ti scoraggiare. Entrambe sappiamo che per colpa di quello che sei, di quello che ti piace, vieni considerata l'aliena di turno, la diversa che si isola da tutti perché quello che ama è più importante. Non è così, e noi due lo sappiamo molto bene. Dopo anni di prese in giro continue, è normale che ci sia un po' di diffidenza verso il resto del mondo. Dopotutto, ne abbiamo passati davvero tanti di momenti brutti, tu ed io. Tu però non ti disperare, continua a sopportare, a restare te stessa, stay strong. Piano piano tutto andrà per il meglio, la vita inizierà a sorriderci, almeno un pochino. Vedi alle mie spalle? 26 anni e ancora tutto ciò che amiamo fa parte di noi, e non è tutto. Grazie a tutto questo, conoscerai tante persone che diventeranno per te amici preziosi. Non vi vedrete spesso, anzi, alcuni ancora in realtà non li hai nemmeno conosciuti dal vivo, ma nonostante tutto restano qui, all'interno del tuo cuore. So che hai tanti sogni e tante speranze per il futuro, mi raccomando, conservali gelosamente e non dire mai è impossibile che io ce la faccia, perché solo così potrai raggiungere i tuoi obiettivi. Molte porte ti si chiuderanno in faccia e ti rallenteranno la via, ma in un modo o nell'altro ce la farai, credimi. Non ti arrendere. Non ti abbattere, sii forte. Questo è tutto quello che posso dirti. Un grosso abbraccio a me stessa di 10 anni fa. Ci vediamo presto. Ok, ciao a tutti ragazzi, sono Spiccicallen e benvenuti in questo video un po' particolare, un po' diverso dai canoni dei video che ci sono di solito sul mio canale. Questo è un, diciamo, un hashtag Dearme, che è stato lanciato da YouTube per la festa della donna. Sì, è passato un bel po' dalla festa della donna, ma sinceramente io questo hashtag non lo conoscevo, se no l'avrei fatto mesi e mesi fa. Però l'ho trovato davvero un modo molto carino per parlarvi, forse in maniera anche un po' vaga, un po' di quella che sono io, di come ho passato la mia vita, lasciandovi questo piccolo videomessaggio rivolto a una me stessa di 10 anni fa. Io ho visto questo video da Matcha Latte, da Serena, che devo dire la verità, dopo aver visto il suo video mi ha dato una carica molto forte nel farne uno anche io, perché mi rendo conto che sì, è bello parlare del presente, farsi vedere allegri, felici, comunque parlare di quello che si vive adesso, però bisogna mettere ogni tanto anche un po' in conto quello che è stato il passato. E la mia non è stata proprio una vita tutta rose e fiori, ho subito atti di bullismo, più che altro psicologico, più che fisico, quindi diciamo che sono sempre stata una persona, come ho detto anche nella lettera, un pochino diffidente verso quello che è il mondo al di fuori della mia bolla, se vogliamo chiamarla così. Una bolla che mi sono autocreata per tenere fuori tutto quello che a mio parere anni e anni fa poteva farmi del male. Ora, devo dire la verità, dopo un po' di tempo sono riuscita a uscire da questa bolla, soprattutto YouTube, come sapete, mi ha aiutato molto perché mi ha fatto molto, diciamo, crescere in questo senso, mi ha dato più possibilità di magari aprirmi di più con le persone, perché veramente ho passato dei momenti molto molto brutti in cui sono stata anche particolarmente sola, quindi eravamo io, tutto quello che vedete alle mie spalle, quindi libri, fumetti, disegnare, eccetera, eccetera, che nonostante tutto, anche ora che ho 26 anni, sono, diciamo, elementi fondamentali all'interno della mia vita perché mi danno comunque molto coraggio e mi aiutano comunque a farmi ricordare effettivamente chi sono. E per questo motivo mi piace essere me stessa perché, nonostante questo mi abbia portato molti dispiaceri, almeno io so chi sono, mi amo per quello che sono e tutti quelli che mi disprezzano per quello che mi piace fare, per come penso e agisco, beh, ho deciso che d'ora in poi li lascerò letteralmente perdere. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se anche voi volete rispondere tranquillamente, lasciatemi magari anche il vostro video qua sotto. Se anche voi viene voglia di fare questo video, che permette davvero molto forse di conoscere un po' di più della persona che ci si trova di fronte. Noi ci vediamo alla prossima con un video comunque più consono al canale. Vi mando un bacione grandissimo. Ah, vi lascio qua sotto anche il video di Matcha Latte o anche qua nelle schede, perché devo dire la verità, mi ha dato, come ho detto, molto coraggio. Quindi grazie ancora Serena, comunque la taggerò anche qua sotto per farle vedere la mia risposta. E alla prossima, ciao!